Buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor Dermar Ciro Pascal. Siccome negli ultimi tempi ho sentito molte critiche per i vari cappucci in commercio, che secondo alcuni sono molto costosi, per due straccetti, due ciuffetti, così, no? Io vi dico, provate a farlo voi il cappuccio mimetico. Vero. La prima cosa che dovete fare, se non trovate il cappuccio di vostro gradimento, perché in commercio tutti i cappucci, quelli che vengono poi proposti da ditte, negozi e altro, sono cappucci tutti di origine, diciamo, orientale. Però dovete trovare il cappuccio che sia idoneo per il vostro utilizzo, sicché deve essere un cappuccio elastico. Morbido. Una volta che vi arriva il cappuccio, ci vuole un sacco di tempo per arrivarlo, o comprate il cappuccio in una ditta, un negozio specializzato, dove vi pare a voi, poi dovete attaccarci tutte le larghe. Oggi noi parleremo invece di realizzare un prodotto artigianale fatto a mano. Vi farò vedere la base, la prima parte della ripartenza, che poi tutti potranno realizzare. Questo è il cartamodello. Cos'è il cartamodello? Il cartamodello sarebbe in sintesi l'anima del cappuccio, come si parte per un cappuccio. Circa 40 centimetri sono misure indicative per 26. Poi, naturalmente, una volta che abbiamo fatto il modello iniziale e l'abbiamo impostato, un pochino cucito, a grandi maglie come fanno le sarte, lo proviamo in testina, ce lo mettiamo nella testa e vediamo dove andrà esattamente l'apertura. Compriamo della stoffa elastica del colore che vogliamo noi. Questa è una stoffa elastica. Da una parte ha un tipo di colore così, dall'altra è così. Io consiglio di utilizzare sempre la parte più opaca della stoffa quando si va in mare perché è importante che sia più opaca possibile. Anche in questo caso abbiamo due modi di interpretare il prodotto, anche qui uguale, cioè abbiamo due modi di interpretare il prodotto. Una volta trovato il prodotto che ci interessa a noi, partiamo con raddoppiare la stoffa. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo preso la stoffa. Abbiamo scelto la parte elastica, elastica vuol dire che questa parte qua è elastica e sarà quella più importante perché dove andrà la maschera e il boccaglio. E siccome facciamo un cappuccio su misura per noi, solo per noi, sarà importante sapere da che parte è meglio avere l'elasticità, perché poi il cappuccio verrà ridotto o allargato come noi vogliamo noi. Partiamo subito da questa base qui che è molto comoda. Molto comoda vuol dire che è veramente comoda. Io consiglio di tenere questa parte che sarà la parte frontale, cioè del viso dove ci andrà il buco della maschera, di tenerla più possibile chiusa. Che ecco, io faccio così, afferro il mio bel pennarellone e segno a grandi linee il cappuccio. Col mio cartamodello. Una volta che l'ho segnato, che è raddoppiato, prendo le forbici e non faccio altro che tagliarlo, stando attento di non sciupare la parte di sotto, un bel paio di forbici affilate. E cominciamo a fare il cappuccio. Così si vede in diretta, così non c'avete scuse, ma io non sono buono, io dovete andare in un negozio, una bancarella dove vende la stoffa, deve essere un prodotto sintetico, non deve essere di cotone, lana o altra roba, ma tutto sintetico, polyester, licra e tutto che vi pare a voi, ma deve essere sintetico, perché poi deve andare a mare, in mare non si va col cotone. Una volta che avete fatto
il vostro carta modello così, ci siamo quasi, eccolo qua, si definisce qua, a doppio, eccolo qua. Un bastito, eh? Io lo faccio perché sennò il video diventa un chilometro e mezzo. Un bastito vuol dire che si piglia l'ago, il filo, quello bianco delle sarte e prima di tagliarlo si dà un'imbastitura. Così ce l'abbiamo fisso. Questo prodotto, come vi ho già detto, è elastico per questo verso qua. È elastico un pochino per qua, ma poca roba. È elastico così. A noi ci interessa questa elasticità qui. Bene, una volta che abbiamo questo realizzato, questa sagoma, questo cappuccio, possiamo poi partire con la cucitura. La cucitura, naturalmente, se non vogliamo utilizzare questa parte qui più scura, lo giriamo, lo raddoppiamo come abbiamo fatto ora. Ecco fatto. E poi con la macchina da cucire o a mano come faccio io, vi mettete lì e cucite tutto il bordo che dovete cucire. Una volta che avete cucito tutto il bordo, lo indossate, andate avanti uno specchio e sapete esattamente dove andrà il foro per le lenti. Io consiglio a tutti di fare un piccolo foro per le lenti. Piccolo foro, io intendo quando un foro è più o meno così piccolo, così più o meno verrà qui, ho già visto. Questo è già un foro più che sufficiente per infilarlo nella maschera, perché è elastico, va bene? Il discorso poi che andrà visto una volta che noi lo indossiamo. Questa è la prima parte, poi vedremo la seconda parte quando sarà cucito. Ecco il cappuccio finito. Ho cucito la parte posteriore, che era quella da cucire a mano, con filo speciale, poi ho fatto i fori. Sono andato davanti a uno specchio, ho preso un pennarello perché attraverso la stoffa non vediamo lo stesso, ho fatto dei fori piccolissimi e ho tagliato la stoffa. Ho provato il cappuccio per la maschera che voglio io. Se la maschera mia fosse leggermente più grande, questo qui comunque in ogni caso è sempre elastico, ancora. Vabbè, sicché il foro è perfetto. Considerate che quando andate in mare e si bagna, si allenta un po'. Il cappuccio è perfetto, quella misura lì che ho dato è ottimale. Ora manca solo il foro dietro, dalla parte che desiderate voi, a destra e a sinistra, per inserire il boccaglio. Il boccaglio deve stare in questa posizione qua, no quassù, qui. Dietro. Ci vediamo dopo. Allora, ecco il cappuccio praticamente finito. I fori sono stati fatti piccoli, eccoli qua. Sono questi il materiale che è stato sottratto è questo. Addirittura si poteva togliere 5 mm in meno su questo tipo di tessuto e poi si vedrà il risultato finale una volta fatto. Il cappuccio è eccezionale perché scende fino alla fine del collo e dietro la nuca è perfetto. Ora manca soltanto il foro di entrata del boccaglio a secondo dove vogliamo noi. Il cappuccio è stato cucito a mano perché io cucio tutto a mano con filo speciale. È un filo speciale sintetico, non usate quello a cotone perché vi ritrovate con un troiaio a mano. Questo qui è un filo sintetico speciale
dà garanzia di tenuta in mare infinita. Come vedete, non c'è niente al centro. Al massimo si rifinisce le bordature una volta che siamo sicuri di quello che abbiamo fatto. Questo è il cappuccio di quello che abbiamo fatto. Si rifinisce con il bostick dall'interno. Si prende il cappuccio e si va a rifinire l'interno col bostick. Questo l'interno e volendo anche un filo d'esterno, questo dà una garanzia di tenuta, non si sfilaccia, non si apre, non fa niente. Questi vanno bruciati, ora si bruciano. Siamo a posto. Manca solo il foro dietro e siamo a posto. Ora vediamo poi come realizzare. Ecco qui il lavoro, diciamo, iniziato da finire. Ci abbiamo i due fori, sono stati ripassati col bostick, abbiamo le prime alghe sintetiche, eccole qua, bellissime, quelle che ora stanno venendo fuori, guarda, tutti vogliono queste qui. Il problema di questo cappuccio, perché ho fatto vedere questo cappuccio? Questo cappuccio è eccezionale, qui abbiamo il foro per il boccaglio, realizzata a mano. Tempo di realizzazione, questo qui ora fatta a mano, che prendi, va a comprare la stoffa, cose, taglialo, cucilo a mano, tutto a mano, poi realizza le alghe, sigilla i bordi. Tempo di realizzazione sono 30 minuti attuali, questo qui. Bene. Ma poi c'è da fare tutte le alghette e poi c'è da prenderle e cucirle, queste bellissime alghe qua. E ce ne va tantissime qui di alghe, ok? Il foro, ricordatevi, fatelo piccolo, perché dopo ci si può lavorare ingrandendolo. Ma se lo fate grande così, dopo vi sta larghissimo, soprattutto quando è bagnato, ok? Questo qui è il cappuccio. Spero di esservi stato utile. Ci avete un inizio, filo sintetico professionale possibilmente. Un grande ago è meglio, eccolo qua. E buon lavoro. Colori del materiale, eccoli lì. Ce n'è tantissimi, basta andare a giro, trovate tantissimi tessuti idonei. Ciao a tutti, buon lavoro!